Buonasera a tutti, spettatori appassionati. Sta per iniziare il match tra il Liverpool e il West Ham, con il Liverpool che indossa la maglia blu scuro mentre il West Ham in maglia amaranto. Oggi si giocano i quarti di finale qui al circolo La Salle, partita che è quindi iniziata. Cerca e trova il tocco largo e prosegue il possesso del West Ham. Ancora West Ham a gestire, chiude tutto il Liverpool che riparte, palla al piede, pallone chiuso ed ancora West Ham che prova a staccarsi dai blocchi, si muove in bastoni largo, invece va a puntare Rossi, vediamo se calcia ancora Rossi in area di rigore, la sfera larga di poco, fa per farlo bello Rossi. Si gioca West Ham alla battuta conclusione, che si sa che importa, nulla da fare per Accarisi a marcare i calisti. 1-0 West Ham. Per Liverpool ma arriva sul pallone Rossi, si prosegue largo in bastoni, la palla è per lui, va quindi al centro, tira tutto il Liverpool e si riparte. Ancora Cipollone, arriva sul pallone, gioca al centro, sempre Liverpool a gestire, sfera in avanti, occasione di andare in porta ed arriva il pareggio del Liverpool, un bel gol di Battaglia che trova quindi il pareggio, anzi mi correggo, a marcare Nicoletti. 1-1 il punteggio, ancora da Moschitti, può girare e c'è Bennoni, palla al centro, possesso West Ham, Moschitti va a gestire, tocco al centro, Calisti prosegue il lungo giro, palla del West Ham, arriva adesso rimbucata al centro per Fantilli che poi va a calciare, trova un gran bel gol, trova soprattutto il 2-1 per il West Ham. Ci siamo, ricomincia adesso la seconda frazione di gara tra Liverpool e il West Ham. Fin qui il punteggio sorride al West Ham e dice 2-1. West Ham che quindi può giocare con tranquillità, forte anche del pareggio. Liverpool che invece ha bisogno di una vittoria per sperare nella semifinale. Il secondo tempo è quindi iniziato. Palla quindi su, occasione Liverpool che trova immediatamente il gol del 2-2, Stecconi rimette in parità la partita. Da Bennoni, sfera su da Rossi, palla ancora in campo, poi infine esce la rimessa e per il Liverpool. Ancora su il pallone, chiude Cipollone e può gestire il Liverpool. West Ham che prova la riconquista, riparte quindi Rossi centralmente, vediamo se calcia ed eccolo il gol del vantaggio del West Ham, 3-2 il punteggio, il gol è di Rossi. Possesso Liverpool, allora deve tornare sul pareggio, intanto l'errore ancora West Ham in area di rigore, qui salva il gol a Carisi, pallone leggermente troppo lungo ma continua in giro palla della formazione di Londra e allora Bennoni va a gestire, Moschitti, Rossi un po' di campo da attaccare, può anche concludere da lì, vuole entrare in area di rigore, trova quindi il tocco largo, conclusione che parte, si insacca quindi in porta, Fantilli se non ho visto male va a marcare, 4-2 per il West Ham. E allora possesso Liverpool, subito fermato Cipollone, riconquista quindi il West Ham, c'è in bastoni a gestire il possesso, vuole la conclusione, vuole la porta e la trova, 5-2 West Ham, il gol è di in bastoni. Tino, di a Jacopo zitto, fallo giocare. Gioca quindi il West Ham. Moschitti, palla al centro per Fantilli che cerca la porta e trova un altro bel gol, 6-2 per il West Ham, tripletta per Fantilli. Calcio d'angolo per il West Ham. Allora prosegue il possesso della formazione di Londra con Fantilli che vuole la porta, vola a Carisi. Calcio di punizione allora per il Liverpool. Tutto pronto per la battuta, arriva il fischio del direttore di gara, palla alta, sulla traversa arriva qui il triplice fischio del direttore di gara, vince
Il West Ham 6-2 il punteggio, quindi si qualifica per le semifinali. Io mando un saluto a tutti, arrivederci.